E oggi Jim Thompson House. Intorno alla casa c'è un lussureggiante giardino tropicale con tante vasche, piante, edifici sono in legno, sono stati trasportati da diverse parti della Thailandia e ricostruiti qua, in questo luogo. Sono degli edifici tradizionali, la maggior parte su palafitta per staccarlo dal suolo, per renderlo più sicuro rispetto agli animali e alle possibili inondazioni. All'interno purtroppo non si possono fare fotografie, ma già qui al piano terra è pieno di statue, reperti, tutte cose che ha collezionato Jim Thompson, chiaramente, durante i suoi pellegrinaggi e giri qui in Asia. E la casa, anzi le case, si trovano proprio qui di fianco al Klong, al canale. Questo qui è un canale molto utilizzato ancora oggi per il trasporto di persone e merci. Infatti siamo venuti qui con la barca. Anche il giro sul canale è veramente molto bello da fare. La casa apre alle 10. Se è possibile, venite a fare il primo turno perché così ci sono molte meno persone. Guardate che bella che è. Adesso ancora non c'è nessuno dentro perché il primo tour inizia alle 10:35. Non so se riuscite a vedere all'interno perché è molto scuro. Un ambiente molto tranquillo, rilassante. Poi fuori c'è all'ingresso c'è una caffetteria, ve la faccio vedere più tardi, con una bella vasca dei pesci. Anzi, andiamo lì che ve la faccio vedere subito. Vi faccio vedere l'ingresso, noi partiremo da qui. Il pavimento è in marmo italiano. Ci sono varie statue di Buddha provenienti un po' da tutta l'Asia, arazzi, tutto quanto in legno. E qui è tutto quello che si può vedere, oltre non si può. Queste sono le guide, qui bisogna lasciare le scarpe per fare il tour, si va a piedi scalzi. Adesso vi faccio vedere un attimo la caffetteria e poi cominciamo il tour. Pavimenti sono in marmo italiano, entrata bellissima, con queste razze, questa scala in legno. In a compound for hygiene. E dopo la Jim Thompson House, adesso siamo alla Golden Mountain, che è questa qua. Un tempio, il Wat Saket, che si trova sopra questa enorme montagna, la chiamano Golden Mountain perché il tempio è dorato. Altra tappa, Amulet Market. Sì.
Questi sono tutti amuleti, perché ricordiamo che i thailandesi sono molto superstiziosi. Ed è un intero mercato dedicato solo ad amuleti, porta fortuna chiaramente. Ce ne sono di ogni tipo, di ogni forma, di ogni materiale. Quelle sono candele. Guardate. Se vi serve un amuleto, venite qua. Pranzetto in un ristorantino tipico sul Chao Phraya River. Nuova tappa di oggi, Long 1919. Vi ho già fatto un video, ve lo lascio giù in descrizione eventualmente, dove ci sono tutti questi murales e questa costruzione. Sono dei docks, dei vecchi moli cinesi, di una famiglia cinese, che poi sono stati ristrutturati. Adesso andiamo a vederlo. E per concludere la serata siamo venuti qui a Yawarat Road, che sarebbe la Chinatown di Bangkok. Adesso qui non lo vedete, ma lì c'è scritto Chinatown, va bene lo stesso. Questo è lo Shanghai. Qui ci sono tutte le luci di Chinatown. Durante il weekend la strada si rimpicciolisce a favore dei passanti, ma vedo che ancora adesso, anche adesso volevo dire, ci sono un sacco di passanti. Vedete qua la strada si rimpicciolisce, lasciando spazio alle persone che vogliono andare a mangiare a Chinatown. Poi la parte di Chinatown più dark invece non ve l'ho fatta vedere, ve la faccio vedere la prossima volta. Anzi, se venite qua ve la faccio vedere, se no no.